uccide questo luogo comune che dice che i genitori italiani, i figli sono mammoni o pavoni e che i genitori sono chiusi. Qualcuno si sta tagliando le vene, io lo so, perché qualche genitore sarà chiuso nelle sue stanze per un paio di giorni, ci sarà il momento del rigetto, il momento della difficoltà, ci sarà il momento della saudade, dicono in Brasile, però insomma un po' di nostalgia ci sarà. Vincete questi momenti, ascoltate, che oggi avete tutti i mezzi, voi siete maestri, internet, WhatsApp, cioè l'iPhone, per sicuro, non si spende nemmeno, c'è anche Viber che si telefona senza spendere, cioè ormai una volta era un distacco vero, oggi siete collegati quotidianamente, lasciate l'iPhone spento quando state a scuola, divertitevi, a Dallas si mangia benissimo, gli steak alla più piccola e grossa così cerca di mettere chi perché credo che sia importante ritornare cambiati, ma psicologicamente, non vi fate ritrovare insomma cambiati nelle vostre strutture più fisiche, insomma questo è molto importante. Io credo che, consentitemi di dedicare gli ultimi 3-4 minuti ad ENAP, mi è dovuto come amministratore dell'azienda e credo pure per le persone che ci lavorano dentro, che quotidianamente si impegnano. Io ENAP crede nei giovani, io personalmente, i miei collaboratori lo stanno a dimostrare, tutta l'azienda crede nei giovani e lo dimostriamo credo nelle attività che organizziamo quotidianamente nella nostra accademia di tipo lì, lo dimostriamo nella perseveranza, nella volontà di continuare in questo grandissimo periodo di crisi ad essere un'azienda che offre lavoro ai giovanissimi. Noi prendiamo i controllori a 21 anni, 22 anni, abbiamo fatto di recente proprio ristrutture del dottor Musetti, abbiamo fatto selezioni di giovanissimi usciti dalla scuola, quindi c'è un legame forte con la scuola, dell'istituto tecnico aeronautico per farli sviluppare attraverso una professionalità, un'altissima professionalità. Quando noi li chiamiamo, li mettiamo, credetemi, in un momento di grande compressione, 15 mesi e 16 mesi si impara non solamente a fare il controllo del traffico aereo, ma a diventare uomini dei professionisti. Però crediamo in questo, noi negli ultimi 6, 7, 8 anni abbiamo veramente dato disponibilità e possibilità a molti giovani di continuare a crescere. Le principali torri di controllo italiane, a parte Fiumicino, sono gestiti di media da controllori che hanno 25 anni. Okay? Se hanno la capacità di prendersi quel tipo di responsabilità, hanno la capacità di prendersi qualsiasi tipo di responsabilità. Certo, poi la guida è importante, e i responsabili dovranno dare il loro primo esempio perché la formazione si fa quotidianamente. Investire sulla formazione per noi è uno dei pilastri del nostro piano industriale che stiamo sviluppando e che pubblicheremo, quindi si associa il fattore gioventù col fattore formazione, quindi siamo nell'alveo totale della nostra filosofia, della nostra visione di come interpretiamo il nostro lavoro, la nostra azienda, il nostro futuro. Concludo, se non mi fermate io sto finendo dopodomani, perciò insomma. La conclusione è su, consentitemi qualche brevissimo veramente messaggio. Congratulazioni su tutti ai ragazzi. Avete vinto una grande selezione, un'importante selezione, avete vinto un momento di crescita, abbiamo detto quali sono i valori, però bravi, complimenti per lo studio che avete fatto a scuola fino ad oggi, per quello che farete. Chi un anno, chi quattro mesi, l'attività, qualsiasi tipo di esperienza fatta attraverso questo percorso è sicuramente un arricchimento culturale per voi. Complimenti ai papà e alle mamme, alle mamme e ai papà, perché vediamo sempre il numero due, questo lo dobbiamo ammettere, ma per importanza nei confronti dei ragazzi, li tengo io, perché siete stati degli ottimi educatori. Bravi, complimenti, che è quello che vediamo oggi, a parte la bellezza fisica, ma si vede proprio dai loro visi, sono belli dentro, quindi questo è il segnale più importante che a noi ci piace sottolineare. E ringraziare la Fondazione Intercultura per il consolidamento della nostra collaborazione, che ribadisco per quanto ci riguarda c'è tutta la volontà di continuare a perseverare, quindi vi continueremo ad intercettare in maniera pressante. La dottoressa Savini gioca marca uomo in genere, ma non gioca in zona. Apprezzare il lavoro delle mie strutture, quindi da tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di questo, intanto per la realizzazione del programma, del progetto, anche dell'evento di oggi che ci vede in una realtà operativa, siamo all'interno di una rotazione dove migliaia di passeggeri transitano, viaggiano sicuri, grazie a tante persone che lavorano, che hanno fatto un momento del lavoro.
simile anche alla vostra. Perché no, però insomma consentitemi anche di condividere con voi un momento di soddisfazione e di orgoglio per un'azienda che, nonostante qualche difficoltà che ultimamente ha vissuto, non ha assolutamente perso di vista un obiettivo come questo e che anzi, proprio per uscire da momenti di difficoltà bisogna investire. I momenti di difficoltà sono i miglior periodi e momenti di investimento. Noi abbiamo investito anche in questa occasione, investendo sui giovani, è un investimento sicuro. Veramente di cuore complimenti a tutti voi, grazie all'Intercultura, grazie a tutte le mie strutture e buona esperienza, buon viaggio. Nicolò, scusa.
bocca a Donnazzi.